Torniamo a noi allora a parlare di delusioni. Beh, non è roba da applausi, ma è roba da serenella e quindi è roba da applausi. Buongiorno Serenella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Serenella Salomoni, psicoterapeuta, esperta di terapia della coppia. Serenellasalomoni.it è il suo, diciamo, il sito, ma io lo chiamo il suo punto di raccolta di tutte le vostre opinioni, anche di tutte le vostre curiosità. E è con noi da molto tempo ed è una nostra ospite fissa. Oggi vogliamo parlare di delusioni sul lavoro, principalmente, perché insomma le delusioni in amore ormai penso che siano toccate a tutti, ma le delusioni sul lavoro, beh, anche quelle penso tocchino un po' a tutti, ma sono cose un po' diverse, sì, che si gestiscono in un altro modo. Ma più che altro, sai, fanno male forse in una maniera diversa, ma anche quelle toccano. Cioè, a chi non è successo di aver avuto una delusione sul lavoro? È successo un po' a tutti, perché se io metto dell'impegno, poi non ho una promozione, oppure non riesco a superare un colloquio che sono pronto da superare e quindi mi viene l'ansia e quindi non riesco ad arrivare dove voglio, beh, ti senti molto frustrato. E questo poi è chiaro che si ripropone anche in famiglia oppure nel rapporto con il compagno o la compagna. Quindi al giorno d'oggi, poi, insomma, voi sapete quanto è importante il lavoro, tutte le polemiche politiche su tutto questo, che deve essere anche un lavoro che ti dà una certa gratificazione, perché poi il non superarlo o avere un lavoro che non ti va bene fino ad arrivare alla famosa patologia del burnout, però intendo dire ti dà anche, non so, molte malattie psicosomatiche sono dovute a tutto questo. Per cui io vi consiglio sinceramente, quello che io spesso faccio con i miei pazienti è di consigliarli di imparare una tecnica di rilassamento, ad esempio il training autogeno aiuta molto, specialmente quando devo affrontare un colloquio, quando devo affrontare qualche cosa, il fatto di essere rilassato e appunto con questa piccola tecnica potrebbe anche servire. E poi pensiamo sempre che una delusione può trasformarsi anche in qualcosa di produttivo, magari ci indica un'altra strada, no? Un cambiamento, non ti pare? È la storia dove si chiude una porta si apre un portone, no? Quella storia lì. Bravo. Cioè, a volte i proverbi dei nostri vecchi sono scuola di È vero. E chi lo sa? Allora chi lo sa? Buttiamoci. E allora, visto che poi siamo all'inizio della settimana, diamo questa spinta anche alle persone che magari sono un po' deluse. Cioè, tutta la settimana magari qualcosa cambia. Forza allora. Avanti. Grazie Serenella, buona giornata. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao ciao.